anche Agrigento raccogliere il plasma e sorgeranno due drive-in, uno davanti l'ospedale e l'altro a Sallione. In provincia più 118 casi, situazione critica a Canicattì. Oggi riunione dei capigruppo al comune di Agrigento, 6 di maggioranza e 3 di opposizione. Agrigentini organizzano una festa casalinga in centro storico e vengono denunciati dai vicini. Empedoclino forza posto di blocco, sperona un'auto della polizia e scappa a Favara. 5 navi quarantena davanti le coste siciliane non bastano. Il ministro Lamorgese parla di criticità legata agli sbarchi fantasma e alla pandemia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sopralluogo del sindaco di Agrigento Franco Miccichè all'ospedale San Giovanni di Dio dopo i recenti casi di Covid-19 scoperti all'interno di alcuni reparti che hanno coinvolto anche medici ed infermieri. Agrigento avrà due drive-in per fare i tamponi, uno davanti all'ospedale e l'altro a San Leone, e la banca del sangue di Agrigento potrà raccogliere il plasma. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantoni. Incontro ieri sera con i vertici dell'ASP di Agrigento tra il sindaco Franco Miccichè, avvenuto presso l'ospedale San Giovanni di Dio, circa la sicurezza del nosocomio con riferimento ai percorsi Covid e appurare se ci sono punti di incontro tra i reparti senza che ci sia la possibilità di contagio. Il sindaco si è poi soffermato sulla velocità nell'avere i risultati dei tamponi effettuati e sulla possibilità di farli liberi, avere una zona drive-in a San Leone nei pressi del circolo velico che già hanno messo a disposizione la struttura. Io ieri sono stato in ospedale con il direttore, con il dottore Zappia, per verificare proprio se il percorso Covid e la zona rossa è completamente separata dal resto della struttura. E così mi è stato dimostrato, ho percorso personalmente, non all'interno, ma in maniera parallela al percorso che dovrebbe fare il paziente Covid positivo, e in effetti ho potuto appurare che i due percorsi sono separati. Ci sarà forse qualcosa ancora da migliorare. Poi abbiamo parlato anche della necessità di incrementare l'attività del laboratorio d'analisi in modo tale che i miei colleghi i medici, nel momento in cui hanno un paziente ricoverato, non debbano attendere ore e anche giorni per avere l'esito di un tampone. Questo mi sembra una cosa fondamentale. Ho apprezzato la sensibilità anche della direzione sanitaria e del direttore Zappia, quindi questo sarà al più presto incrementato. Poi ho anche lamentato, come mi hanno lamentato anche molti miei colleghi, e la difficoltà di reperire i dispositivi di prevenzione individuale. Anche qui la direzione, il direttore generale, il commissario, il dottore Zappia, è stato molto disponibile, molto sensibile e provvederà immediatamente ad incrementare le forniture che comunque già ci sono state, ma vuol dire che a detta dei miei colleghi sono state insufficienti. Sindaco, le 40 sono le città scelte dalla Regione per i tamponi e per il drive-in, Agrigento no, manca anche il deposito per chi vuole depositare il sangue del plasma colpito da Covid, cosa sta facendo? Per quanto riguarda il drive-in, allora vi posso anticipare che già abbiamo un drive-in esistente via San Giovanni XXIII, l'altro partirà a giorni, forse se riesco anche domani, a San Leone, nel piazzale del Porticciolo, perché lì proprio è un drive-in naturale, perché essendoci un senso unico, grande piazza, da un lato, ecco, dall'hotel di Oscoli si entrerà e si uscirà dal lato, diciamo, delle giostre, in modo tale che il piazzale è ampio, e potremmo là installare dei gazebi. Abbiamo a disposizione anche i servizi e i locali sia del chiosco esistente lì, anche della Lega Navale, che ringrazio perché si è messa a disposizione a offrirmi i locali e anche tutte le utenze, tipo con anche l'elettricità, il frigorifero, eccetera. Quindi penso che questo servizio per la città di Agrigento è fondamentale. I dati dei contagi in provincia di Agrigento segnano un trend costante di crescita, numeri preoccupanti a Canicattì. Vediamo. Il bollettino dell'ASP di Agrigento segna oggi 1669 positivi in provincia ed in particolare aggiunge un più 118 e 5 nuove vittime, dati che nascono dalla somma algebrica di più giorni, domenica e ieri lunedì. Agrigento, secondo il report dei dati epidemiologici dell'ASP, è arrivata a 75 contagi, più 4 rispetto al precedente bollettino. Aumentano da 50 a 54 i guariti, così come le vittime che salgono di un'unità e diventano 6, e il totale dei casi è arrivato a 126. Un nuovo contagio ad Alessandria della Rocca.
5, nessun nuovo caso a Bivona, 3 in tutti gli attuali positivi, che sono gli unici dall'inizio della pandemia. Burgio continua a non avere nuovi casi positivi, i precedenti 2 pazienti sono guariti. Stessa situazione per il caso di Calamonaci. A Caltabellotta si è registrato un nuovo positivo e i casi di attualmente positivi sono 11, ma c'è anche un guarito ed un morto. 2 casi in più, secondo il report dell'ASP a Camastra, che segna 25, ed ha anche 2 guariti. 4 casi in più di attuali positivi a Campobello, 21, dove si registrano ben 12 guariti, dove c'era stata una vittima e dove il totale è arrivato a 34 casi. Aragona ha registrato, arrivando a 33 casi, un più 4. I guariti sono rimasti ben 29, il totale è arrivato a 62. Continua a preoccupare Canicattì, dove si è passati, come da bollettino ASP, da 135 casi a 162, numero peraltro inferiore ai 169 riferiti dal comune. Uno in più a Castel Termini, che è passata a 18, sono 4 i guariti totali, c'è anche un decesso. 12 in totale le persone attualmente positive a Castro Filippo, più 2, 3 a Cattolica Eraclea, più 2, stabili contagi a Cianciana, 9, Comitini 5. Nonostante i 5 guariti sono passati da 26 a 31, Favara resta a 63, attualmente positivi, 2 decessi e 96 il totale. A Grotte aumentano di 3 unità i contagi, che diventano 28. Ioppolo Giancaxio, così come Lucca Sicola, si confermano a 0 casi e un guarito dall'inizio della pandemia. Scendono a 72 i contagi di Licata, 14 in meno dell'ultimo bollettino, 61 i guariti contabilizzati, 2 le vittime e 135 i casi in totale. 15 guariti a Menfi, dove restano 13 gli attuali positivi. Nuovo contagio secondo il report dell'ASPA Montallegro, che arriva a 0 nell'ultimo bollettino, dove ci sono 4 guariti, 11 più 4 a Montevago, 46 più 4 a Naro, dove ci sono anche 4 guariti. Palma di Montechiaro, sempre per l'ASPA, è scesa da 57 a 53, i guariti risultano essere 23, una la vittima e restano 77 i casi complessivi. Scende di un'unità il numero dei positivi a Porto Empedocle, 22, i guariti sono complessivamente 42 e un decesso e i casi complessivi risultano essere 65, erano 63 nell'ultimo bollettino. Un nuovo caso a Calmuto 11, 4 attuali positivi in più a Raffadali 30 e 2 in meno a Ravanusa 19. Realmonte, secondo il report, è a 4, più 1 rispetto al precedente bollettino, a 3 guariti e 7 casi totali. Ribera è ferma a 35, mentre sono scesi, e anche in maniera importante, i contagi di Sambuca di Sicilia, che è passata da 64 a 43. In totale 80 guariti, 14 le vittime, 3 nuovi casi a San Biagio Platani 23, un positivo in meno a San Giovanni Gemini 11, uno in meno anche a Sant'Angelo Muxaro 8. 4 nuovi casi invece a Santa Elisabetta, che è passata a 6 attualmente positivi e dove c'è anche un guarito. Santa Margherita di Belice da 58 positivi è scesa a 46, i guariti sono invece passati da 19 a 31, 1 il decesso e 78 i casi totali. Santo Stefano Quisquina non ha ancora caricati sul bollettino dell'ASP 2 casi annunciati dal sindaco Francesco Cacciatore. Nuovi contagi, ben 7 a Sciacca, che è tornata a salire a 38. Siculiana resta ferma a 5 e un caso a Villafranca Sicula. Una festa casalinga è finita con una multa per non aver osservato le disposizioni del DPCM. Sono stati i carabinieri della compagnia di Agrigento a entrare in un appartamento nel centro storico della città su richiesta di intervento di alcuni residenti. Per ciascuno di loro è scattato un verbale da 400 euro per la violazione del decreto di contenimento dei contagi da coronavirus, decurtate a 280 nel caso in cui il pagamento avvenga immediatamente. Continuiamo a parlare di Covid-19 e di come si cura in casa. Vediamo. L'assistenza domiciliare, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, è fondamentale per modificare il decorso della malattia, intervenendo a un livello precoce della stessa, quindi sia a livello di sintomatologia, ma modificando fondamentalmente appunto e la storia naturale, quindi l'andamento del virus rispetto alla reazione di difesa dell'organismo. Quindi tanto più precocemente noi interveniamo, tanto meglio riusciamo ad avere un decorso favorevole in questa malattia. Noi esaminiamo il protocollo, quello che sta predisponendo, perché siamo ancora a livello di bozza, il governo attraverso il professor Matteo Bassetti.
È chiaro che come mix di farmaci considerate nella loro interezza le varie classi di farmaci, posso essere d'accordo presi così e sommati, mettiamo così in modo più semplice questo discorso. Però è chiaro, se noi esaminiamo la tempistica, proprio per quello che io ho detto poc'anzi, non posso essere d'accordo, perché se noi lasciamo scoperto il paziente nella prima settimana, quando queste linee guida dicono che bisogna fare il paracetamolo pressoché in monoterapia, e allora il decorso della malattia non si modifica col paracetamolo, che diventa un sintomatico in questo caso per combattere la febbre ed eventuali algie, dolori diffusi all'organismo. E il cortisone che queste linee guida propongono per una fase successiva, se vogliamo anche una fase di gravità maggiore, e andrebbe somministrato prima. Io ora non voglio discutere di dosaggi o di molecole. Può andar bene in questa situazione di grande diffusione del virus e quindi percentualmente anche di malattia, anche se sappiamo che poi percentualmente è modesta la malattia grave rispetto ai numeri del contagio in questo momento. Però se noi non siamo tempestivi, non somministriamo precocemente anche il cortisone, certamente andiamo verso una fase di malattia molto più complessa, molto più grave, che poi non può che finire in ospedale. Io in effetti parlo di questa terapia dalla fine di febbraio, dai primi di marzo, e dell'utilizzo importante e fondamentale del cortisone come elemento cardine che ci può modificare il decorso della malattia. Chiaro che ora stanno maturando tante situazioni, anche in Sicilia c'è ora il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta attorno a questo progetto dell'assistenza domiciliare precoce. Questo è un momento fondamentale. Io dico in questi mesi, ci soffermiamo soltanto al periodo che va dall'estate a oggi. E io ho curato parecchie persone, tuttora sono in contatto, non le dico il numero che aumenta in modo esponenziale, molti sono per me sconosciuti, però lo sto facendo in molti casi di concerto con molti medici di medicina generale, perché mi piace sottolinearlo, perché nelle settimane scorse sono stati additati a volte anche ingiustamente, qualche volta pesantemente. Sicuramente anche i pazienti, i cittadini hanno le loro ragioni, perché in qualche caso le indicazioni originarie riguardo al non andate dal medico curante, insomma mantenere certe barriere per evitare il contagio dei medici, che poi se si ammalano chiaramente vengono a mancare nel livello assistenziale che compete a loro, e allora questo ha fatto sì che il paziente col medico si incontrassero di meno. E quindi io invece ho collaborato, ci sono tanti colleghi che stanno attuando questo protocollo basato sul cortisone, e comunque c'è uno scambio di informazioni che è importante, e stiamo dando una grossa mano ai pazienti soprattutto del nostro territorio di Messina e della provincia, ma più in generale, anche se in remoto, di tutta la Sicilia, e mi consenta magari a macchia di leopardo anche dell'Italia. Prima riunione dei capigruppo questa mattina negli uffici del comune di Agrigento, sono stati definiti i gruppi consiliari, 6 di maggioranza e 3 di opposizione. Arturo Cantella. Primo incontro stamani presso la sala giunta del Consiglio Comunale tra il Presidente del Consiglio, professor Giovanni Civiltà, e i neo capigruppo nominati che avranno rapporti istituzionali con la Presidenza. Insieme al Presidente, presenti anche i due vice, la vicaria Valentina Cirino e la vicepresidente che rappresenta l'opposizione, avvocato Margherita Bruccoleri. Sì, è la prima seduta della conferenza dei capigruppo, stabiliremo quelli che sono gli equilibri interni al Consiglio Comunale, saranno presentati ufficialmente i presidenti dei singoli gruppi, stabiliremo innanzitutto quello che è il prossimo ordine del giorno, molto probabilmente la prima seduta consiliare sarà svolta la settimana prossima, daremo agli uffici il tempo di poter preparare quelli che sono i punti all'ordine del giorno, ricordando che il punto all'ordine più importante è quello che modificherà il regolamento, cercando di stabilire la giusta proporzionalità con le commissioni, ricordando che
Questo Consiglio Comunale ha subito una contrazione del numero dei consiglieri da 30 a 24. Io sono al secondo mandato, sono stata eletta dall'opposizione con 8 voti, ringrazio i miei colleghi che mi hanno dato questa fiducia. Questo di oggi è il primo giorno in cui ci riuniamo tutti. Il nostro obiettivo è quello comunque di lavorare sempre per il bene della città e di mantenere gli equilibri, raggiungendo solo ed esclusivamente questo obiettivo. Siamo qui per questo. Questi capogruppo nominati: Teresa Nobile per la lista Cambiamo Rotta, per Uniti per la Città Angelo Vaccarello, per Forza Italia Simone Gramaglia, per Diventerà Bellissima Claudia Longi, Mario Fontana per la lista Andiamo Avanti, Davide Cacciatore per quella Facciamo Squadra. Fratelli d'Italia è rappresentata da Gerlando Piparo, Buongiorno Agrigento da Pietro Vitellaro, Nello Amel per Rinasce Agrigento. Questa oggi è la prima riunione che ci vede appunto noi, soprattutto diciamo che siamo alla prima esperienza, riuniti per iniziare questa nuova avventura. Speriamo nel migliore dei modi, anzi sicuramente. Sì, è una soddisfazione, è un impegno importante da mantenere per la città, soprattutto per le persone che ci hanno votato, e quindi spero di essere all'altezza e di impegnarmi nel massimo delle mie possibilità. Assolutamente, è stata convocata oggi la prima riunione dei capigruppo, dei presidenti dei gruppi consiliari, dove cercheremo di adeguare quelli che sono le condizioni e l'organigramma del Consiglio Comunale rispetto ai nuovi numeri che ci sono in Consiglio rispetto a 5 anni fa. Erano 30 i consiglieri comunali, adesso sono 24, e dobbiamo ovviamente adeguare questi numeri ai nuovi componenti di commissioni consiliari e tutto ciò che ne viene e ne consegue. Stamattina siamo stati convocati dal neo presidente, al neo eletto presidente. Come argomento principale ci sarà la divisione, la suddivisione ai gruppi consigliari delle commissioni. Quindi attendiamo di organizzarci con il nuovo assetto in base alle prerogative che i partiti avranno. Oggi si cercherà un po' di vedere come organizzare le commissioni. C'è un problema di riduzione del numero e di adeguamento, diciamo, alla normativa nuova. Io credo che da parte nostra, parlo per la mia lista Rinasce Agrigento, ma anche penso per le altre liste della coalizione, ci sia la disponibilità assoluta di far funzionare al meglio il Consiglio Comunale. Noi crediamo che ci siano due livelli. Uno è quello della posizione politica, diciamo, che è quello del confronto, dello scontro, delle valutazioni, diciamo, che devono essere fatte anche in termini critici, perché servono per aiutare chi amministra a non commettere errori. L'altra è quella relativa al funzionamento delle istituzioni, rispetto alle quali noi abbiamo un dovere di assoluta lealtà che rispetteremo sino in fondo. Il Consiglio Comunale è il più alto consesso amministrativo della città di Agrigento, va anche al di sopra del sindaco, nel senso che rappresenta uniformemente tutti i cittadini, quindi deve avere la capacità di rappresentare le istanze di tutti e soprattutto di fare sintesi per poi fare in modo che ciò che viene fatto sia trasmesso all'amministrazione in termini operativi. Questo è lo spirito con cui noi avviamo questa nuova avventura di consiglieri comunali, e credo che sia quello che deve animare un po' tutti quanti i consiglieri comunali. Abbiamo registrato un aumento dei flussi dall'inizio dell'anno con 32.000 arrivi, di cui oltre 12.000 pari al 38,7% di nazionalità tunisina. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera nell'ambito dell'esame degli emendamenti al decreto sicurezza. Non è naturalmente la sola, ma una delle porte privilegiate di ingresso era ed è rimasta Lampedusa. Attualmente abbiamo 5 navi quarantena lungo le coste della Sicilia, con a bordo 2.730 persone, ha spiegato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. La vera e unica strada su cui io insisto anche in Europa come prevenzione è migliorare le condizioni di vita, cercando di controllare le partenze, ha aggiunto. Non è vero che io non ho rappresentato un quadro idilliaco, le criticità ci sono e sono costituite dal fenomeno degli sbarchi autonomi che ci sono sempre stati e dalla situazione pandemica.
Gli avvocati difensori di Antonello Montante hanno chiesto la nullità del processo di primo grado che si è concluso con la condanna in abbreviato a 14 anni di reclusione. Secondo i due legali che hanno disposto diverse perizie, Antonello Montante sarebbe stato incapace di partecipare coscientemente al giudizio di primo grado perché affetto da un profondo stato depressivo. C'è il servizio. Due periti dovranno riferire il tipo di accertamenti effettuati sulle condizioni di salute di Antonello Montante al fine di verificare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo di primo grado. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Caltanissetta, presieduta da Andrina Occhipinti, nell'ordinanza emessa dall'udienza svoltasi nell'aula bunker del carcere di Caltanissetta nell'ambito del processo sul cosiddetto sistema Montante nei confronti di 5 imputati. La richiesta era stata avanzata dai legali dell'ex leader di Confindustria Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, secondo i quali ciò potrebbe comportare la nullità del giudizio di primo grado. Rigettata invece la richiesta avanzata, anche questa, ai legali di Montante di ascoltare le testimonianze degli ex presidenti di Confindustria Emma Marcegaglia e Vincenzo Boccio e di Sergio Lari, ex procuratore capo di Caltanissetta Giuseppe Pignatone, ex capo della procura di Roma Roberto Scarpinato, procuratore generale a Palermo. La Corte ha anche disposto l'acquisizione dei procedimenti penali scritti a carico di Alfonso Cicero, parte offese e parte civile a carico dell'imprenditore ed ex assessore regionale della Giunta Lombardo Marco Venturi dal 2014 al 2020 al fine di valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese. A tal proposito l'avvocato Annalisa Petitto, legale di Cicero, ha prodotto il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario che certificano che Cicero non ha alcun carico pendente o sentenza di condanna. In primo grado Antonello Montante è stato condannato con il rito abbreviato a 14 anni di reclusione. La Corte ha acquisito ad integrazione documenti prodotti dal sottoscritto difensore. La predetta documentazione sta fornita alla Corte da le parti tutte a fronte della richiesta di acquisizione di tali certificazioni avanzata dalla difesa dell'imputato Gianfranco Ardizzone. La Corte ha inoltre accolto la richiesta di procedere all'esame dell'ex responsabile della sicurezza di Confindustria, Diego Di Simone. Si tornerà in aula il 18 dicembre prossimo. Prima lungo la strada statale 115 passando dalla rotonda Giunore e poi fin dentro le mura di Favara. E per chilometri e chilometri che la polizia e i carabinieri hanno inseguito l'autovettura che non si è fermata e di fatto ha forzato il posto di blocco della polizia. Un inseguimento che da Porto Empedocle si è concluso in viale Berlinguer a Favara, dove il fuoristrada è stato accerchiato e bloccato dai carabinieri e dove l'autista, un empedoclino, è stato arrestato. Il giovane empedoclino AT, queste le iniziali, è stata contestata l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. A quanto pare durante la fuga sarebbe stata speronata una delle macchine delle volanti e quindi dovrebbe configurarsi anche il danneggiamento. Qualche agente delle volanti si è fatto male e in questi minuti viene sottoposto ad accertamenti sanitari per essere refertato. Non escluso che possa configurarsi anche l'ipotesi di reato di lesioni. La Guardia di Finanza ha bloccato un nigeriano appena sbarcato all'aeroporto di Palermo da un volo proveniente dal Belgio. Nello stomaco 66 ovuli con un chilo di eroina. Vediamo. Le fiamme gialle di Punta Raisi, unitamente ai funzionari dell'ufficio delle dogane, hanno portato a termine un'importante operazione nel quadro del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il controllo effettuato su un cittadino di nazionalità nigeriana partito dall'aeroporto di Belgio ha fatto sorgere il sospetto che lo stesso potesse nascondere all'interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente. Pertanto, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria palermitana, lo stesso veniva sottoposto ad accertamenti radiologici presso l'azienda ospedaliera di Villa Sofia, Palermo, che confermavano la presenza di numerosi corpi estranei. Dopo un breve ricovero presso la stessa struttura ospedaliera, il soggetto espelleva sostanza stupefacente che al drop test è risultata essere del tipo eroina, avendo un peso complessivo pari a 950 grammi, circa suddivisa in 66 ovuli. La sostanza stupefacente è stata sequestrata del cittadino nigeriano posto in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria presso il carcere Pagliarelli di Palermo. A far data dal mese di giugno,
Le fiamme gialle della compagnia di Punta Raisi in tutto hanno effettuato oltre 500 controlli nei confronti dei passeggeri provenienti soprattutto da paesi dell'Unione Europea, sottoponendo a sequestro oltre 50 dosi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana ed eroina. L'attività di servizio si inquadra nell'ambito della costantazione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane a contrasto dei traffici illeciti che attraverso sugli spazi doganali interessano il territorio nazionale. Traffico di droga tra Carini, Capaci e l'Isola delle Femmine. Il blitz ha portato a 7 arresti. I dettagli nel servizio. Operazione antidroga, quella portata a compimento dai carabinieri di Capaci, i quali hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 7 indagati destinatari delle misure cautelari in carcere ed ai domiciliari, tutti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. L'indagine è coordinata da un gruppo di sostituti e diretta dal procuratore aggiunto, dottor Salvatore De Luca, è scaturita dall'arresto in flagranza di reato di uno degli indagati operato in data 1 febbraio 2018 per detenzione ai fini di spaccio di ben 34 dosi di cocaina. L'attività investigativa condotta e sviluppatasi tra febbraio 2018 e novembre dell'anno successivo attraverso intercettazioni telefoniche, numerosi servizi di osservazione e pedinamento, è stata incentrata sull'individuazione delle persone coinvolte nell'illecita attività di spaccio nei comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Carini ed ha consentito di arrestare in flagranza di reato due soggetti e deferirne altri 4 per i reati di spaccio, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché constatare 6 illeciti amministrativi per uso personale utilizzati come riscontro dell'attività intercettiva in atto ed ancora accertare una continua fornitura ed attività di spaccio in capo agli indagati quali operavano nelle citate municipalità in maniera itinerante con una fitta ed abituale clientela di acquirenti e ancora accertare uno stabile concorso degli indagati nell'attività di spaccio con precisa divisione di compiti e ruoli tali da configurare specifiche responsabilità sotto il profilo associativo con riferimenti espressi al capo della consorteria quale soggetto titolare di poteri decisionali. I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito 7 misure cautelari per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e cessione e spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo, hashish, cocaina e marijuana. Fondamentale per lo sviluppo dell'attività di indagine è stato l'apporto della stazione carabinieri di Capaci, che è il presidio di legalità e di prossimità dell'arma in un territorio storicamente problematico sotto il profilo della sicurezza pubblica. I carabinieri di Capaci sono stati in grado, grazie alla loro vicinanza con quella comunità, di intercettare un fenomeno particolarmente insidioso, qual è lo spaccio e qual è il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani. Sono 1179 gli episodi complessivamente contestati al capo dell'associazione, un'attività quindi tutt'altro che irrilevante, anzi a dire vero molto fiorente, nell'ambito dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Carini, cui l'odierna operazione ha posto la parola fine. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Oggi, martedì 17 novembre, la data tradizionalmente eletta per concentrare l'attenzione collettiva sulle diverse dinamiche connesse ai parti pretermine. L'Utin di Agrigento, diretta dal dottor Adriano Azzali, ha voluto coinvolgere ben 40 famiglie di bambini nati prematuramente attraverso un abbraccio ideale che ai tempi dell'epidemia da Covid-19 non poteva che svolgersi da lontano, cioè attraverso un incontro telematico in videoconferenza. E domenica scorsa era la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. C'è il servizio. Si è celebrata domenica la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. Un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali e dai loro familiari, proclamato per la prima volta dall'ONU nel 2005 per contribuire al cambiamento delle condotte errate degli automobilisti.
La sicurezza stradale è infatti uno dei maggiori problemi che i paesi europei devono affrontare. Il programma di azione europea nella sicurezza stradale 2010-2020 ha un nuovo obiettivo, una riduzione ulteriore del 50% in 10 anni delle vittime di incidenti stradali. Già da anni in Italia è stato intrapreso un complesso percorso per fronteggiare il fenomeno dell'incidentalità. Nel 2019 si sono verificati in Italia 172.183 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.173 vittime e 241.384 feriti, oltre la metà rispetto ai 7.096 decessi registrati nel 2001. Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata, nel complesso il 38,2% dei casi. Tra le violazioni al codice della strada più sanzionate risultano l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l'uso di telefono cellulare alla guida. Sul territorio messinese nel 2019 la Polizia Stradale ha rilevato 1.720 incidenti stradali, 4 in media al giorno, 9 le vittime. La memoria va a tutte le vittime di incidenti, compresi gli appartenenti alle forze di polizia, che sono sulla strada tutti i giorni per compiere il proprio dovere. Da sempre gli operatori della Polizia Stradale indossano una divisa, tessuta da impegno, sacrificio, abnegazione, i valori fondanti del loro operato che consentono loro di vivere con prossimità e grande sensibilità la missione, spesso eroica e dolorosa, che sono chiamati a svolgere. Per assicurare tutto questo, pagano da sempre un prezzo altissimo. Ad oggi sono 376 gli agenti della Polizia Stradale vittime di incidenti mentre erano impegnati a svolgere la propria attività. Tra loro un poliziotto in servizio alla sottosezione di Giardini Naxos, intervenuto a seguito di un incidente stradale nel 2019. Scommesse abusive in tempi di Covid-19, apposti i sigilli ad una sala di Francavilla di Salice che esercitava abusivamente l'attività di raccolta di scommesse. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un decreto di chiusura dell'attività disposto dalla Questura di Messina nei confronti di un'associazione ricreativa culturale con sede in Francavilla di Sicilia, che secondo l'accusa esercitava abusivamente l'attività di raccolta di scommesse. In particolare, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica della puntuale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di giochi e scommesse, eseguito dai finanzieri della compagnia di Taormina, le Fiamme Gialle hanno scoperto come il titolare dell'attività, privo di qualsivoglia autorizzazione di pubblica sicurezza, non solo raccogliesse illecitamente scommesse, ma tale attività avvenisse attraverso allibratori esterni non autorizzati ad operare in Italia, concedendo, vieppiù, la possibilità di effettuare giochi d'azzardo su piattaforme estere clandestine. Nel corso del controllo, infatti, gli operanti hanno individuato ben 4 postazioni telematiche tramite le quali venivano raccolte scommesse in totale spregio alla normativa vigente, nonché concessa la possibilità di giocare d'azzardo su siti esteri, assolutamente non autorizzati. All'interno dei locali, i finanzieri rinvenivano il CD Pezzetto, il noto apparato collegato a server esteri clandestini, atto alla decodificazione illegale di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via satellite cavo. L'attività si è conclusa con il sequestro delle postazioni telematiche per la raccolta e del decoder set-top box, atto alla trasmissione illecita dei canali, nonché con la denuncia alla Procura della Repubblica di Messina del rappresentante legale dell'associazione, in quanto responsabile dell'esercizio abusivo di raccolta scommesse in violazione del testo unico sulle leggi di Polizia di Stato e dell'utilizzo per uso pubblico di apparato atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via satellite cavo in maniera fraudolenta in violazione alla normativa speciale di settore in materia di diritti d'autore. Nell'ambito di tale operazione, il questore di Messina ha emesso un decreto di cessazione dell'attività, tramite la cui notifica le Fiamme Gialle hanno apposto definitivamente i sigilli alla sala scommesse abusiva. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.